Siamo con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, alla 59esima edizione della Fiera dei Librai. Perché è importante per la città questa fiera? È importante perché è un'occasione per incontrare i libri, per incontrare, per vederli, per toccarli, per comprarli, per regalarli. E io credo che i bergamaschi, come sempre, risponderanno in modo positivo. L'anno scorso comprarono 25.000 libri nel corso dei 16 giorni della manifestazione, quest'anno spero siano di più, anche perché ce n'è veramente per tutti i gusti: narrativa, saggistica, manuali, bambini, edizioni locali. E io credo che sia un regalo che i librai ci fanno tutti gli anni, a cui il Comune di Bergamo molto volentieri collabora. Io penso che i libri siano veramente pane per la nostra anima e personalmente non ho altri hobby che leggere, sinceramente, quindi per me la lettura di qualunque tipo di genere, quindi sia i romanzi sia i libri di saggistica, sono il mio passatempo, quello, il regalo che mi faccio nel tempo libero, e credo di leggere non meno di 100 libri all'anno, quindi sono tra quelli che alza la media, che purtroppo è bassa. Noi sappiamo che in Italia solo il 40% delle persone legge un libro all'anno. Sarebbe un bel obiettivo che la città invece alzasse sensibilmente questa media e che tutti quanti, in occasione della Fiera dei Librai, cogliessero l'occasione per regalarsi un libro e per regalare un libro a qualcun altro. Una domanda sorge spontanea: qual è il libro preferito di Giorgio Gori? Il romanzo è un romanzo di un autore americano, si chiama John Irving, e il titolo è Hotel New Hampshire. È un libro che credo di aver letto 4-5 volte. Paolo Franco, presidente di Uniacque, siamo quest'oggi alla Fiera dei Librai, perché qui? Ma perché sicuramente il libro è cultura e, come dicevano i nostri vecchi, il fatto che la scritta a mano serve. Uniacque è un qualcosa che c'è da una vita, da una storia. Ogni tanto si sofferma anche Uniacque a incentivare qualche racconto, qualche studio. In questo caso noi presenteremo lunedì un libro importantissimo che racconta tutto il ciclo idrico integrato di un'intera valle, e attorno a un fiume, attorno a delle risorse, alla gestione di queste si sono costruite le comunità, per cui libro vuol dire cultura, cultura vuol dire ricordarsi, e noi dobbiamo ricordarci ogni giorno come l'acqua che entra e esce dalle case di tutti i bergamaschi. Siccome siamo alla Fiera dei Librai, quanti libri legge l'anno di media Paolo Franco e che cosa preferisce di genere? Una volta leggevo molto molto di più. Adesso ogni tanto mi rifugio nel camper e quando sono la sera leggo, ma mi piacciono quelle di storia, di un preciso periodo storico che è quello verso la fine della Seconda Guerra Mondiale o delle, diciamo, civiltà precolombiane. Poi negli ultimi anni ho cominciato a leggere molto molto che riguarda l'acqua.